DASPO urbano anche all'Aquila. È quanto chiede il consigliere comunale della Lega, Francesco De Santis, che questa mattina ha presentato un ordine del giorno nel primo consiglio comunale dopo il voto delle regionali. Il DASPO urbano è una delle novità contenute nel decreto immigrazione e sicurezza voluto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Misura in realtà già introdotta dal governo Gentiloni nel decreto sicurezza dell'ex ministro Marco Minniti. Nel mirino del consigliere leghista aquilano in particolare i parcheggiatori abusivi che da un paio d'anni sono apparsi anche in città. È un'azione amministrativa che va calata su tutti quanti i territori e nasce da un intervento diretto del ministro degli interni Matteo Salvini. Anche nel comune dell'Aquila abbiamo bisogno di dare il potere al sindaco Pierluigi Biondi di poter intervenire sulla sicurezza. In particolar modo con questo ordine del giorno che presento oggi in consiglio comunale si aggiungono ai territori soggetti a DASPO i mercati, il terminal, i piazzali antistanti all'ospedale dell'Aquila e ai centri commerciali e i piazzali antistanti alle scuole per contrastare lo spaccio che comunque le forze dell'ordine già contrastano attivamente sul nostro territorio comunale, ma che anche come amministrazione possiamo intervenire dando il nostro contributo. L'azione che fanno questi parcheggiatori abusivi, che conosciamo benissimo dove alloggiano e chi sono, è paragonabile all'estorsione, perché chi va all'ospedale si sente intimorito di abbandonare la macchina, e questo succede in tutta Italia, quindi non girandoci troppo intorno, dobbiamo intervenire amministrativamente per quello che possiamo fare noi come Comune dell'Aquila. E poi insieme alle forze dell'ordine che verranno sicuramente aiutate da quello che è il DASPO urbano nell'intervenire più celermente multando e allontanando chi è soggetto a questo tipo di comportamento. Un provvedimento ritenuto inutile, insensato, mirato esclusivamente a fare propaganda, secondo Carla Cimoroni di Coalizione Sociale, che parla di strumento di repressione per allontanare i poveri. Il DASPO urbano è un abominio, è uno strumento di repressione, prima ancora non spacciato per prevenzione come misura di sicurezza, ma è uno strumento di vera e propria repressione, che tra l'altro va a colpire le fasce più deboli della popolazione, gli ultimi, quelli che non vogliamo vedere. A questo serve il DASPO urbano, a non vedere i poveri, a non vedere le situazioni di povertà e di miseria, perché ci danno fastidio probabilmente alla nostra coscienza, non certo alla sicurezza.